Ciao a tutti e bentornati! Il protagonista della ricetta di oggi sarà lui, il cavolfiore. Infatti faremo la pasta con i broccoli arriminati. No, non si tratta di un errore, ma noi in Sicilia chiamiamo volgarmente il cavolfiore broccolo. Questa è una ricetta semplicissima e soprattutto molto economica, ma vi darà la possibilità, spendendo poco e con pochi ingredienti, di ottenere un piatto veramente prelibato, che volendo potreste prendere in considerazione come primo piatto nel menù di Natale. Noi di questo piatto oggi faremo la variante al forno, quindi allacciate i grembiuli che iniziamo. Allora, come prima cosa puliamo il cavolfiore. Dopodiché lo trasferiamo all'interno di un contenitore abbastanza capiente e lo laviamo per bene con acqua abbondante. Adesso bolliamo il cavolfiore in acqua leggermente salata per circa 20-25 minuti. Dopodiché lo possiamo scolare e mettere da parte. Anche l'acqua di cottura la mettiamo da parte perché ci servirà dopo per cuocere la pasta. In una padella adesso inseriamo un po' di olio extravergine di oliva e facciamo sciogliere 4 filetti di acciughe. Quando si saranno sciolte, mettiamo a soffriggere una cipolla tagliata a pezzettini. Quando si sarà appassita, aggiungiamo l'uva passa e i pinoli. Li facciamo soffriggere un paio di minuti, dopodiché aggiungiamo il cavolfiore. Diamo una mescolata e facciamo insaporire il tutto, aggiustando di sale e mettendo un po' di pepe. Ora prendiamo 2 mestoli di acqua di cottura e vi sciogliamo 2 bustine di zafferano. Diamo una mescolata e la inseriamo ai cavolfiori. E lasciamo stufare il tutto per circa 20-25 minuti. Ora il nostro condimento è pronto e lo mettiamo da parte. E ora nell'acqua dove abbiamo cotto i cavolfiori buttiamo giù la pasta e la scoliamo molto al dente. Terminerà la cottura nel forno. Io come pasta sto utilizzando dei bucatini, ma per questa ricetta ci sta benissimo anche la pasta corta, come i rigatoni o casarecce. A voi la scelta! Scolata la pasta, aggiungiamo un filo di olio extravergine di oliva e un po' di caciocavallo. E diamo una mescolata. E ora inseriamo una parte del condimento. Il resto ci servirà dopo. Prepariamo la teglia. La ungiamo e mettiamo un po' di pan grattato. Dopodiché inseriamo la pasta. E adesso copriamo con il condimento che ci è rimasto. E per finire diamo una spolverata di caciocavallo e di pan grattato. E terminiamo con un filo d'olio. E adesso siamo pronti per infornare con forno statico 180 gradi per circa 30 minuti. Una volta sfornata, la facciamo riposare 10 minuti, dopodiché si può servire. E adesso la nostra pasta con i broccoli arriminati al forno è pronta per essere gustata. Pronto e servito! Thank you.
Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se non sei iscritto al canale, prendi in considerazione l'idea di farlo. E adesso ti lascio ai prossimi video.